Anche da Bruxelles arriva la ferma e convinta condanna per l'attacco a Israele, alla presenza dei vertici dell'Unione Europea con a capo la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. In tarda mattinata all'esterno di Palazzo Spinelli si è tenuto un flash mob al quale hanno preso parte centinaia di persone. Ed anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, capogruppo dei conservatori e riformisti europei, nel suo intervento ha espresso piena solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Il gruppo dei conservatori e riformisti europei è al fianco di Israele senza se e senza ma. È unito nel condannare fermamente i brutali attacchi terroristici di Hamas in Israele che hanno causato la perdita di molte vite innocenti, comprese quelle di donne e bambini. E hanno causato una distruzione diffusa nel paese. Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, ribadendo il diritto di Israele alla propria autodifesa. Mentre il presidente del Comitato delle Regioni, Vasco Alves Cordero, in chiusura della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dalla politica di coesione nell'attenuare gli effetti della crisi energetica e nel fornire aiuto alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, così come alle persone e alle regioni che le accolgono. Grazie all'iniziativa Sostegno per l'energia a prezzi accessibili, gli Stati membri possono ora aiutare le piccole e medie imprese, le famiglie vulnerabili a far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia. Oltre 725 milioni di euro di fondi della politica di coesione sono già stati programmati e riprogrammati a questo fine, grazie a 17 miliardi di euro di pacchetti dell'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa. Gli Stati membri hanno mobilitato finora circa 1,3 miliardi di euro per l'alloggio, l'assistenza sanitaria, l'abitazione, l'occupazione, la scolarizzazione ed il sostegno medico, sociale e psicologico ai rifugiati. You cannot forget the local and regional level.